oggi nuovo video haul, come vi avevo anticipato nel vlog dell'altro giorno, quindi sono stata ad Arese e mi sono data abbastanza la pazza gioia. Un po' di cose ve l'avevo detto anche nel video, le avevo prese per base, quindi tutti i sacchetti che avevate visto non erano tutti per me, però ce ne sono diversi, quindi se Moiki ce lo consente, perché ovviamente sta entrando e uscendo dai sacchetti, cerco di farvi vedere tutto e cercherò di non soffermarmi troppo a descrivere le cose, che me lo dite sempre, ma di farvele vedere indossate così si capisce meglio. Vi anticipo già che ho fatto uno shopping abbastanza particolare, perché ci sono anche delle cosine sexy nonostante sia autunno, però poi vi spiegherò man mano come ho intenzione di abbinarle, anche perché in realtà non ho intenzione di andare in giro mezza nuda con il freddo che fa già qui, che sembra già di essere tipo in inverno inoltrato. Però con degli abbinamenti che ho in mente, secondo me potrebbero stare molto bene. Comunque iniziamo, primo negozio Stradivarius, e iniziamo già con le cose abbastanza sexy. Prima di tutto ho preso questa canotta che ho già in nero, forse ve la ricordate dal precedente video haul o era ancora quello prima, ve lo cerco e ve lo metto nell'info box. Comunque ce l'ho già in nero ed è questa canotta molto carina che sembra in vellutino e qui davanti ha il dettaglio in pizzo, anche dietro è molto scollata, ha le spalline super sottili, mi piacciono tantissimo. Quella nera l'ho stra usata, ce l'ho tipo da un mese e l'ho messa già un sacco di volte, appunto nonostante il freddo, perché io tutte queste cosine un po' particolari le uso come diciamo sotto giacca, oppure le uso direttamente sotto i maglioni. Io ne ho tantissimi belli larghi con lo scollo a V e sta molto bene questo effetto, da cui comunque fuoriesce il pizzo, fuoriesce la stoffa di queste maglie, di questi top particolari. Fa un effetto di contrasto molto bello e allo stesso tempo non mi fa patire il freddo, perché i maglioni che ho sono belli corposi e belli pesanti. Questa qui l'ho... ah no, anche in questo caso, ma perché quelle fatte così non lasciano mai il prezzo? È una S mi pare, questo sì, S, e devo averla pagata intorno ai 12 euro 13 euro, però appunto c'è solo il cartellino ed è completamente vuoto. Comunque è bellissima e conto di usarla tanto quanto sto usando quella nera. Poi sempre abbastanza sexy ho preso questo body sempre da Stradivarius, questo qui ha le spalline regolabili, infatti se le vedete così vi sembrano lunghissime, però è fatto come i reggiseni, quindi potete andare a regolarle all'altezza che preferite, perché altrimenti guardate la differenza, cioè sarebbe una cosa che non mi sta assolutamente. Di questo ho preso l'XS perché arrivano fino alla M, non hanno la L di questo modello qui, non chiedetemi il motivo. Comunque è un body normalissimo che si chiude con i due bottoncini e è fatto con questo tessuto sempre simil velluto, abbastanza morbido, ed è molto elegante perché di nuovo ha il pizzo qua sopra che ve l'ho detto, è bellissimo anche proprio sotto ai blazer, sta veramente bene, cioè arricchisce qualsiasi outfit, e sono cose che comunque non costano tanto ma fanno un sacco di effetto. L'ho pagato 15,95, quindi appunto non è un prezzo eccessivo e secondo me rende tanto quando lo andate a indossare. Acquisto per niente sexy ma super caldo questo maglioncino, sempre da Stradivarius, questa qui è una S, l'ho pagato 29,95 e la particolarità, beh, è completamente semplice, quindi è anche un cotone bello pesante, bello spesso, però appunto la particolarità è che rimane sui lati chiuso in questo modo, quindi sapete che mi piacciono tantissimo le maglie con gli intrecci e vabbè, infatti ne vedrete parecchie in questo video, maglioni però questa volta, ce ne ho una su anche oggi, questa era di H&M, anche questa ve l'avevo mostrata in qualche vecchio video haul, e appunto ho preso questo qui che ha le chiusure fatte così, un po' effetto ballerina sia da una parte che dall'altra. Ho visto che si porta sia legato che appunto con i cordini pendenti, e credo che io lo userò più slegato, mi piace più che rimanga morbido. Ultimo acquisto da Stradivarius, questa maglia bordeaux, non possono mancare gli acquisti bordeaux, anche perché, cioè guardatemi, da subito luce, è proprio il mio colore dell'autunno il bordeaux, e questa è più leggera del maglioncino che vi ho mostrato prima, però è comunque una maglia che userei adesso, tipo in primavera secondo me tiene troppo caldo, e la particolarità è che ha tutta la manica trasparente con il pizzo, quindi ce l'ha fino alla fine praticamente, rimane solo il bordino in bordeaux ed è bellissima indossata, è molto sexy e allo stesso tempo fa questo effetto vedo non vedo, che è elegante, si può abbinare bene anche la sera con
un leggings perché comunque rimane abbastanza lunga. Insomma, è uno di quei capi basics che però ha quel dettaglio in più che lo arricchisce. L'ho pagata 25,95 e ho preso la S. Passiamo agli acquisti che ho fatto da Bershka e qui mi sono veramente contenuta, sono tre cosine. Per prima cosa ho preso questo body che mi fa impazzire letteralmente perché è un body che sembra quasi di seta, è fatto a camicetta, però è una camicetta di quelle leggere, sempre da usare come sottogiacca, e questa qui sta benissimo anche con sopra le giacche in pelle. Sapete che ne ho prese di mille colori, di quelle di Zara, ce l'ho bordeaux, ce l'ho color senape, ce l'ho azzurra, ce l'ho rossa, insomma sta benissimo con quelle giacche in pelle, ma sta benissimo anche proprio con i blazer. E questa qui è fatta appunto a body e ha la particolarità rispetto agli altri body di essere molto molto sottile, cioè è fatta con un tessuto talmente leggero che quando ero in negozio l'ho provata, io faccio sempre così con i body, li provo e poi provo a mettere sopra i jeans anche quelli stretti, cioè meglio se ce li ho su stretti perché così riesco a rendermi conto se mi dà fastidio e se mi trovo scomoda non li compro di solito, perché poi se no so che li metto due volte e non li uso più. Quindi ho fatto questa prova e devo dire che questo qui in assoluto è il body più comodo che abbia mai indossato, cioè veramente non sentite neanche di averlo, ha proprio questo tessuto che è, non lo so, è di una morbidezza incredibile e appunto non mi dava nessun tipo di fastidio, perciò ho detto ok, questa deve essere mia, e se l'avessi trovata anche in altri colori ma non c'era la mia taglia l'avrei presa assolutamente, perché mi piacciono tantissimo i capi fatti così e li sfrutto un sacco, soprattutto per l'ufficio, ma per tante altre occasioni, cioè li metto proprio tanto. Oltretutto costava poco perché l'ho pagata 19,99 e io di questa qui ho preso un XS, e appunto se avessi trovato l'XS anche dell'altro modello l'avrei preso. Però quest'ultima volta ho fatto un po' di fatica a trovare le taglie, c'erano veramente tante cose che mi piacevano. L'unico negozio in cui non c'era tanto che mi attirava era Zara, però per il resto dove trovavo qualcosa che mi piaceva non c'era la mia taglia, quindi ho detto saranno dei segni del destino, lasciamoli lì. Sempre da Bershka, altro body, e questo qui è decisamente molto più sexy perché rimane trasparente sopra con il disegno tutto qua sul seno, quindi fa questo effetto vedo non vedo. Ovviamente la parte del seno è completamente coperta, cioè non si vede assolutamente niente, e sulla schiena invece rimane completamente trasparente e è qualcosa di bellissimo, perché poi non so se in videocamera rende, ma tutti i pallini che sono disegnati sul tessuto sono leggermente brillantinati, quindi danno questo effetto luminoso ed è veramente bellissimo questo qui. L'ho preso per la sera, non per andarci in ufficio, e sicuramente lo userò sotto la giacca di pelle, però appunto in altre occasioni, non per il giorno, cioè non è una cosa che mi metterei di giorno. E ho preso un XS e l'ho pagato 17,99. E per finire con Bershka ho preso di nuovo sempre di pizzo, sono fissata con le chiusure ad accetto e con il pizzo, si era capito, però è anche vero che ovunque vi girate vedete qualcosa di fatto in questo modo, perché c'è veramente di moda tantissimo pizzo, tantissimi laccetti, quindi insomma diciamo che mi sono fatta un po' contagiare. E appunto ho preso questa magliettina che è tutta traforata, quindi è un effetto vedo non vedo, però è doppio, cioè il tessuto non so come spiegarvelo, è tipo foderato, solo che appunto rimane lo stesso questo gioco, questo effetto vedo non vedo, non è super trasparente, però comunque penso che la metterò con una canotta nera, devo ancora provarla bene. Questa qui mi piaceva tantissimo perché la manica rimane tutta traforata senza essere foderata, quindi in questo caso lascia vedere tutta la pelle sulle braccia. E anche questa la vedo un po' più per la sera o comunque per delle occasioni particolari tipo l'aperitivo eccetera, non credo la userei in ufficio con sopra il blazer, però in ufficio con sopra il maglione con lo scollo a V, quello morbido, sta molto bene perché spunta tutta questa parte lavorata, e addosso veramente questa veste benissimo perché poi non rimane troppo lunga e quindi va bene anche con le gonne a vita alta, va bene con
Non è un crop top, però quasi, nel senso che copre l'ombelico, ma il giusto. Proprio perfetta per utilizzarla con le miriadi di cose a vita alta che ho preso ultimamente già in estate e che ho continuato a comprare anche in autunno. La mia scoperta del mese per quanto riguarda lo shopping è stato Pinky. Il negozio Pinky che io solitamente snobbavo. No, a parte gli scherzi, erano anni che proprio non entravo da Pinky, non ho idea del motivo, perché tempo fa era uno dei negozi in cui comunque trovavo più cose, e ultimamente in effetti sto trovando tantissime cose, tra cui la maglia bordeaux che indosso ultimamente molto spesso, soprattutto nei vlog, di cui mi avete chiesto tantissime informazioni. E questa volta sono stata fortunatissima, perché praticamente prendendo un maglione c'era il 50% di sconto sul maglione successivo, quindi ne ho approfittato, visto che non hanno prezzi tanto alti, e ne ho presi 4. Il primo maglioncino che ho preso, questi non sono acquisti sexy, ma sono acquisti dettati dal fatto che fa freddo. Comunque, per prima cosa ho preso questo maglioncino, ovviamente bordeaux. Questa è una tonalità rispetto all'altra un po' più scura di bordeaux, però è molto bella e secondo me anche in questo caso mi dà un sacco di luce. È abbastanza pesante, quindi è un cotone piuttosto consistente, e la particolarità, a parte avere tutto il disegno, questo qui con gli intrecci, che non ricordo mai come si chiama, non fateci caso, ha proprio l'applicazione di tutte le perline che gli danno un sacco di luce, ha questi disegnini geometrici bellissimi. L'ho pagato 29,99 e ho preso l'XS. Al 50% ho preso questo qui, o meglio, in realtà io adesso non so definirvi cosa è stato poi scontato al 50%, vi dico i prezzi, però appunto due di questi li ho pagati al 50% perché c'era sta promozione. Ho preso questo qua nero, che invece rispetto all'altro rimane un po' più larghino e il tessuto è meno pesante, però è molto più caldo. Se lo provate, non ho idea del motivo, sarà misto qualcosa di caldo, quindi sarà cotone misto, adesso guardiamo. Non so perché mi sono messa a guardare, perché in realtà non me ne intendo di nomi dei tessuti, comunque vi assicuro che è più caldo dell'altro, e in questo caso la particolarità è che ha sul collo tutte queste perline attaccate, quindi dà un sacco di luce in questa zona e potrebbe essere carino anche per quando fa molto freddo, per uscire la sera a bere l'aperitivo, andare al cinema, andare a mangiare una pizza. È una cosa un po' particolare, però appunto essendo più calda non fa venire troppo freddo. E questo qui costa 29,99 e in questo caso ho preso la S perché purtroppo l'XS era finita, ma mi piaceva tantissimo. Poi ho preso quest'altro modello, sempre fatto con il disegno con gli intrecci, con tutti i rombi, e questo qui è molto semplice. L'unica particolarità che ha è che ha i bottoncini qua dietro sulla schiena, quindi ha questi 4 bottoncini che però non servono per aprire il maglioncino, cioè sono giusto di bellezza. Mi piaceva anche questo tanto, oltretutto è sempre di questo cotone molto pesante, molto spesso, che a me piace, e ho preso l'XS perché questa volta c'era e l'ho pagato 25,99. E per finire con Pinky, immancabili intrecci, ho trovato questo modello di maglione che avevo già visto da Zara tipo 3 settimane fa, e stupidamente non l'ho preso. Quello di Zara era più lanoso, questo è proprio più di cotone, però appunto è fatto molto simile. Forse quello di Zara non aveva gli oblò con il color dorato, era più standard, era più simile alla maglia che indosso adesso, però appunto fatto a maglione. Comunque di Zara non l'ho più trovato, è sparito anche sul sito, e quindi ho ripiegato su questo qui di Pinky che è molto bello. L'ho preso in nero, però in realtà l'ho ordinato anche in bianco, dovrebbe arrivarmi a breve. Poi magari vi faccio anche un video haul sullo shopping online che avevo fatto, perché non avevo in programma in realtà di andare ad Arese, ma va bene, se poi volete vederlo fatemelo sapere con un commento. Di questo ho trovato solo la S e l'ho pagato 35,99, o magari era scontato al 50, però il prezzo è proprio 35,99, ed è davvero molto bello perché è perfetto per andarci in ufficio, è perfetto per il tempo libero, va bene sul jeans, va bene abbinato anche a una gonna, perché sono quei maglioni un po' particolari, però allo stesso tempo che sono quasi basic, cioè li abbini un po' con tutto. Ultimi 3 acquisti di oggi li ho fatti da Tezenis, spero di essere riuscita a non fare un video lunghissimo, ho cercato di contenermi il più possibile, non sapete quante cose avrei voluto raccontarvi di ogni cosa che vi ho fatto vedere. Comunque da Tezenis ho preso questo crop top barra top a reggiseno bellissimo in bordeaux, e ho preso la stessa variante, quindi lo stesso modello, però in nero, perché mi piacevano entrambi tantissimo.
sempre per il principio che si possono tranquillamente usare sotto i blazer, sotto le camicie stanno molto bene questi, quindi diciamo che lasciano intravedere e non vedere, cioè non serve essere in giro così, cioè non ce la farebbe mai nessuno, credo, in questa stagione. Se non le ragazze che abitano in Sicilia, che continuano a scrivermi, oggi eravamo al mare e quindi mi fanno venire un'invidia che non potete capire e sto pensando di trasferirmi ovunque dove non ci sia già la neve sulle montagne, perché sembra che solo qui e in Trentino sia arrivata questa cosa. Però non c'entra niente con il video di oggi, tanto mi lamenterò di nuovo nei vlog. Comunque è fatto in modo molto particolare, ha la parte, diciamo, del reggiseno che resta imbottita e sul retro ha questo taglio molto bello che mi ricorda un po' quello di Intimissimi che avevo preso quest'estate, che sto usando tantissimo, anche quello me l'avete visto sicuramente nei vlog, o magari non ve l'ho fatto vedere però era sotto i vestiti che avevo nei vlog, però questi costano molto molto meno, costa 15,90, mentre quello di Intimissimi secondo me con meno di 30 euro non me lo sono portato a casa, non me lo ricordo più, ma era molto più caro. Io ho preso di entrambi una S, che è la taglia più piccola che c'è, anche perché non è che sono super fornita di cose da inserire qua dentro, e mi piacciono tantissimo. Da Zenith c'erano anche dei body che erano veramente bellissimi, cioè avrei preso tutto, anche perché hanno dei prezzi appunto molto più contenuti che Intimissimi, e mi sono accontentata di uno, questo proprio non ce l'ho fatta lasciarlo lì, è bellissimo, è tutto trasparente con questa lavorazione che secondo me è sexy, però allo stesso tempo è molto raffinata, rimane abbastanza scollato, però ovviamente diciamo che non si può portare senza sotto niente e lo capiamo, basta guardarlo, anche perché credo che mi vediate in trasparenza, e sotto anche in questo caso ha questo body a mutandina comodissimo, cioè ha proprio lo stesso tessuto con cui sono fatti gli slip, quelli che appunto vendono da Zenith, e quando andate a metterlo col jeans, come al solito ho fatto tutte le mie prove in negozio, è veramente comodissimo, infatti ho detto ok, deve essere mio, e mi sa che di qui a qualche mese ne comprerò qualche altro, perché sono proprio dei capi che uso un sacco e oltretutto appunto costano pochissimo. Questo l'ho pagato 14,90, quelli di Intimissimi tipo partono da 50 euro, cose assurde. Ah, e di questo ho preso la SM, perché hanno le taglie quelle da, non hanno proprio la taglia singola, non so se mi sono spiegata, però vabbè dai, più o meno il concetto c'è. E niente, ce l'abbiamo fatta, quindi questi sono tutti gli acquisti che vi ho fatto intravedere nel vlog che ho fatto ad Arese l'altro giorno. Poi appunto fatemi sapere se volete vedere anche il mio mini shopping online, non ho preso tantissimo, però sono cose carine, se no man mano ve le faccio vedere o nei vlog quando arrivano, o se no nelle foto di Instagram, tanto sono tutte cose che uso abitualmente. Con un commento qui sotto, come sempre, fatemi sapere come mi stanno le cose, se non vi piace qualcosa, se invece vi piace qualcos'altro, se avete delle promozioni tipo quelle di Pinky da segnalarmi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!